è dedicato alla pennichella o alla digestione del pranzo domenicale, che è più pesante, poi dedicato ad altre faccende. Quindi siamo qui insieme, convocati dallo Spirito che abbiamo invocato. È sempre Lui che agisce, che muove il cammino, le attività della Chiesa. Saluto e grazie a voi, ma anche grazie al Vescovo, non solo per questo impegno, spero di non deludere, ma anche per l'attenzione mostrata che sta dimostrando alla diocesi nella sua pienezza e quindi a tutte le realtà che operano nelle nostre comunità parrocchiali. Perché questo incontro? Innanzitutto per vivere questo momento di familiarità con il nuovo Vescovo, ma poi ancora questo incontro per crescere insieme, non a caso, ma nell'anno della fede. Il Papa ci invita a vivere questo anno come anno della fede. E io vi leggo, così come introduzione, due passaggi della lettera portafede del Papa in occasione dell'apertura dell'anno della fede. Al numero 3 il Papa ci dice: non possiamo accettare che il sale diventi insipido e la luce sia tenuta nascosta. Anche l'uomo di oggi può sentire di nuovo il bisogno di recarsi come la Samaritana al pozzo per ascoltare Gesù, che ci invita a credere in Lui e ad attingere alla sua sorgente. E poi dice più avanti: dobbiamo ritrovare il gusto di nutrirci della parola di Dio, di accostarci alla vita liturgica, ai sacramenti e così via. E conclude questo numero dicendo: datevi da fare, cita il Vangelo, non per il cibo che non dura, ma per quello che rimane per la vita eterna. Allora perché questo incontro? Perché i momenti di crescita, di formazione? Perché possiamo correre il rischio di perdere il sapore? E Gesù dice: se il sale perde il sapore, come si fa a renderlo salato? Noi non dobbiamo perdere sapore, perché anche le nostre feste rischiano a volte di perdere sapore. Ci allontaniamo da quello che è il vero valore, il vero significato della festa religiosa. Allora ogni tanto dobbiamo ritornare alla sorgente per attingere, guidati da chi? Dalla parola di Dio. Innanzitutto nella parola di Dio noi troviamo tutte le risposte, guidati dal Magistero della Chiesa, che si rende poi in modo ancora più visibile e concreto per noi nella persona del Vescovo, nell'insegnamento e nei suggerimenti che vengono dal Vescovo. Per questo motivo noi guarderemo così lievemente anche il decreto che Monsignor Spinillo, allora nostro Vescovo, aveva preparato per l'organizzazione delle feste religiose. Dice ancora il Papa al numero 9: desideriamo che questo anno susciti in ogni credente l'aspirazione a confessare la fede in pienezza e con rinnovata convinzione, con fiducia e speranza. Sarà un'occasione propizia anche per intensificare la celebrazione della fede nella liturgia e in particolare nell'Eucaristia. Nel contempo auspichiamo che la testimonianza di vita dei credenti cresca nella sua credibilità. Diventare cristiani credibili, crescere nella fede e anche attraverso le nostre feste, noi siamo chiamati ad evangelizzare, formarci per formare gli altri, renderci più credibili, dare a chi ci osserva, visto che le nostre feste ci portano, e questa è una ricchezza, ad uscire dalle nostre chiese. Noi la festa non la celebriamo solo in chiesa, ma le feste le celebriamo nelle nostre piazze, le celebriamo sulle strade dei nostri paesi. È un'occasione per dare testimonianza, ma dobbiamo diventare credibili, crescere, ma la crescita poi si traduce nella conversione, nel rinnovamento, nel cambiamento, nel supporto concreto che noi possiamo dare alle nostre manifestazioni di fede. Dicevo, chi ci forma è sempre la parola di Dio. Io ho trovato un piccolo fatto di poche persone, di due elementi.
comitato feste per l'ultima cena. Pure Gesù, come oggi, anche allora, ha avuto bisogno di un comitato feste per organizzare quella festa, la festa dell'ultima cena, perché la parola comitato significa camminare insieme non solo il gruppo che costituisce il comitato, camminare insieme inseriti in un cammino più ampio che quello della comunità parrocchiale, della vita diocesana, della Chiesa universale. Questo camminare insieme, dicevo, già è presente nell'ultima cena. Voi direte, ma l'ultima cena che c'entra? C'entra e come? Perché? Noi ascolteremo nel giorno dell'Epifania l'annuncio della Pasqua. E quel giorno la Chiesa ci dirà che la festa per eccellenza, quella più importante, non è quella del Santo Patrono, né la festa del Corpus Domini, ma la festa più importante è il trigo del Signore crocifisso e risorto. Venerdì, sabato, santo e domenica, è la Pasqua. Le altre feste hanno ragione di esistere perché nascono dalla Pasqua e devono essere una celebrazione pasquale. Pasqua, ci dirà l'annuncio che ascolteremo nel giorno dell'Epifania, che la Chiesa vive in ogni domenica. Ogni domenica per la Chiesa questa, non una volta all'anno, non solo in alcune occasioni che ci stanno a cuore, ma ogni domenica noi siamo in festa perché celebriamo la Pasqua settimanale, la risurrezione del Signore, la festa della nostra redenzione. Allora le altre feste hanno ragione di esistere e le viviamo con maggiore intensità e direi anche con serenità se c'è questo cammino di fede che ci vede festeggiare ogni domenica la risurrezione del Signore. Infatti la liturgia poi dice nell'annuncio, anche nelle feste della Madonna, degli Apostoli e dei Santi, la Chiesa pellegrina proclama la Pasqua del Signore. Ora questo dà valore a quanto dicevo, il passo evangelico che ci racconta la preparazione di quella Pasqua, di quella festa. Marco dice, il primo giorno degli azimi, quando si sacrificava la Pasqua, i suoi discepoli gli dissero, dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua? I discepoli si presentano, offrono la loro collaborazione. Questo è detto nel decreto vescovile all'inizio. Il comitato che organizza la festa è formato da un gruppo di fedeli, praticanti che fanno un cammino di fede, che offrono la loro disponibilità per preparare la festa. E dice il decreto come una risposta concreta alla chiamata della Chiesa. È un servizio che noi rendiamo alla comunità. I discepoli si offrono, dove vuoi che andiamo a preparare per festeggiare la Pasqua, perché tu possa mangiare la Pasqua, dicono tu possa mangiare. Ma Gesù poi precisa e fa capire che la festa non è mai del singolo o di pochi, ma è di tutta la comunità. Infatti Gesù dice, egli mandò due dei suoi, vanno solo due, il comitato. Però poi dice, andate in città, vi verrà incontro un uomo che porta una brocca d'acqua, seguitelo. Dove entrerà dite al padrone di casa, il maestro dice, dove è la stanza perché io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà di sopra una grande sala, lì apparecchiate per noi. Non dice per me o per voi due, lì apparecchiate per noi. Quindi fa capire a questi due che sono mandati per tutto il gruppo dei discepoli, per quella piccola chiesa di allora. Quindi questo piccolo comitato, chiamati da Cristo, rispondono, si rendono disponibili e vanno a preparare per tutti, preparano la festa per tutti. Questo significa che bisogna sentirsi non solo in sintonia ed essere in sintonia con tutta la comunità, ma tener conto delle esigenze,
del cammino, della formazione, del livello della comunità, che è molto più ampia e molto più ricca di valori, di carismi, forse anche di difetti. Però c'è questa ricchezza, bisogna tenere presente tutto. Ora, per tenere presente tutto questo, è chiaro che non bastano quei pochi giorni di preparazione alla festa. Di qui il bisogno di partecipare ad un intero cammino, al cammino di tutto l'anno pastorale. Infatti, nel decreto, che voi sicuramente leggerete con attenzione perché sarà mandato un file a tutti i parroci, i quali già ce l'hanno in una copia del bollettino diocesano, nel decreto si dice, a proposito di tutto questo, che il comitato è bene costituirlo all'inizio dell'anno pastorale, perché possa camminare per tutto l'anno e la festa diventa poi il coronamento di questo cammino, insieme, un po' come nelle famiglie quando si organizza un matrimonio. C'è un cammino dietro abbastanza lungo, c'è una formazione e così deve essere per le nostre feste. Ma viverla sentendoci inseriti nella Chiesa, lì apparecchiati di Gesù per noi, cioè noi organizziamo la festa, il comitato, dico noi perché noi parroci siamo i presidenti del comitato feste, perciò dico noi. Quindi insieme prepariamo questa festa, il comitato, questo gruppo che cammina insieme, ma la prepariamo per tutta la comunità, non come un piatto da offrire agli altri. Per tutta la comunità significa anche per noi, perché noi non siamo né al di sotto, né al di fuori, né al di sopra degli altri, ma siamo la comunità. Alcuni della comunità offrono la propria disponibilità. E in questo c'è una grande ricchezza, perché poi ci sono le idee di tutti, i suggerimenti di tutti, il supporto di tutti. Ecco perché è giusto che ci sia, e lo dice anche il decreto, una stretta collaborazione tra gli organi parrocchiali. Il comitato però non è un organo parrocchiale, perché chi organizza la festa è la parrocchia. Gli organi parrocchiali, ad esempio il consiglio pastorale parrocchiale, il consiglio per gli affari economici, la commissione liturgica, là dove c'è insieme si prepara la festa. Ci deve essere questo ragionare insieme, perché c'è una ricchezza nella diversità di vedute, sempre però con un desiderio costruttivo. Scendo un po' nel concreto per dire che cosa. Nel comitato feste, visto che è formato da cristiani che rispondono alla chiamata del parroco e si rendono disponibili nell'aiutarlo a preparare la festa, nel comitato feste ci deve essere una ricchezza di vedute, carismi, doni diversi, capacità diverse, anche professionalità diverse servono. Ci deve essere questa diversità nel modo di pensare, di ragionare, per arricchire il gruppo, ma non ci può essere nel comitato feste l'opposizione. Non esiste un comitato la maggioranza e l'opposizione, non è politico. Non è politico, anzi addirittura c'è una nota del decreto che consiglia, suggerisce a chi è impegnato attivamente nella politica di farsi un po' da parte per evitare che ci possano essere incomprensioni. Quindi nel comitato c'è questo desiderio comune. Certo, ci sono momenti di incontro, di confronto e anche di scontro, ma servono per crescere. Non si può marciare.